Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti all'edizione 2024 degli SDG Action Awards alle Nazioni Unite. Che siate qui a Roma o siate collegati da remoto, da tutto il mondo, siamo felicissimi di avervi qui. Sono Nadira Hira e sono onorata di essere il vostro MC stasera. Siamo per intraprendere un viaggio di speranze ed azioni, ispirati dalle tante persone che si impegnano per rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile non solo un sogno, ma una realtà. La campagna d'azione per gli SDG delle Nazioni Unite ha lanciato questo programma di premi nel 2018 per riconoscere alcune delle iniziative visionarie delle persone instancabili, il cui lavoro ci avvicina ogni giorno a un mondo più sostenibile, eco e pacifico. E da allora, da quando ogni anno ci riuniamo per questa cerimonia, questi premi sono diventati qualcosa di ancora più grande, un momento forte sia per festeggiare che per riflettere, perché nonostante quello che abbiamo realizzato forse non è mai stato così chiaro quanto ci sia ancora da fare. I finalisti di stasera e tutti i candidati ci ricordano che le possibilità di cambiamento sono infinite, azione dopo azione, con creatività e coraggio, in un momento in cui il cambiamento è urgente e urgente e davvero essenziale, stanno lottando per un futuro migliore per tutti. Quindi preparatevi, mentre consegneremo i premi ascolteremo la testimonianza di persone che sono leader della trasformazione e vedremo alcune opere d'arte straordinarie, poesia, fotografia, un ospite musicale straordinario, persino arte digitale. Quando stasera scorreranno i titoli di coda saremo pieni di speranza, spinti all'azione e forse un po' più vicini alla realizzazione di quei 17 audaci obiettivi globali noti come SDG. Cominciate a postare sui social utilizzando l'hashtag SDG Awards e non dimenticate di taggarci SDG Action. Diteci cosa vi dà speranza, questa parola la sentirete spesso stasera perché vogliamo la facciate vostra, la interiorizzate, la trasmettiate. Dite ai vostri amici di sintonizzarsi. Siamo in diretta su RaiPlay in italiano e in inglese su UN Web TV. Siamo inoltre entusiasti del fatto che uno dei nostri vincitori del premio 2021 Science TV fornirà l'interpretazione internazionale nella lingua dei segni per il terzo anno consecutivo. Un enorme ringraziamento a Nancy e Minnie del Kenya. Vi ringraziamo molto per aver contribuito a rendere questo evento più accessibile. Bene, io non vedo l'ora di iniziare. Quindi per dare il benvenuto a tutti voi stasera abbiamo un ospite davvero speciale la cui visione e leadership ci fa credere che il cambiamento può avvenire. Passiamo la parola all'amministratore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Achim Steiner. Illustri ospiti, colleghi giudici, cari colleghi e amici, sono lieto di darvi il benvenuto all'edizione 2024 dell'SDG Action Awards delle Nazioni Unite nella vibrante città di Roma, in Italia. Vorrei essere lì con voi, purtroppo oggi non posso raggiungervi di persona, quindi dovrò farlo tramite videomessaggio. Tuttavia, in qualità di giudice, ho avuto l'opportunità di conoscere le straordinarie iniziative che stanno sfruttando il potere della creatività e dell'innovazione per spingerci verso un mondo più sostenibile, eco e pacifico. Oggi celebriamo i finalisti degli Action Awards delle Nazioni Unite, SDG delle Nazioni Unite. Questi pionieri non si limitano ad affrontare i sintomi dell'ingiustizia e della crisi planetaria, stanno coraggiosamente affrontando le cause alla radice. Sono anche sostenitori visionari dell'uguaglianza e guidano un cambiamento positivo. In questo mondo di sfide immense, voi finalisti state plasmando un nuovo futuro, una scelta, un cambiamento alla volta, iniziando forse dalla scelta più importante, quella di sperare. Non si tratta di una speranza ingenua, ma coraggiosa, una speranza che spinge ad agire senza indugio, una speranza che storicamente ha guidato il progresso dell'umanità, raccogliere la sfida e trovare l'ispirazione per agire. I progressi reali verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dipendono dal tipo di azione trasformativa che definisce i vostri sforzi e dall'ambizione di lasciare un mondo in uno stato migliore per le generazioni a venire. Dovreste essere immensamente orgogliosi di essere arrivati fin qui. State dimostrando che anche le sfide più difficili possono essere trasformate in parte da una sola persona in opportunità, avvicinandoci davvero a un futuro sostenibile ed inclusivo per le persone ed il pianeta.
Infine, vorrei commentare il lavoro della campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite, che il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo è orgoglioso di ospitare. Desidero inoltre esprimere il mio sincero apprezzamento ai governi di Italia e Germania per il loro generoso sostegno. Celebrare il successo, che può essere di ispirazione per altri, è forse il miglior investimento che possiamo fare insieme. Grazie e congratulazioni. Grazie Achim Steiner. È vero, è così importante affrontare le cause alla radice di ciò che affligge il pianeta e i suoi abitanti. Per questo motivo devo esprimere un profondo apprezzamento ai governi di Germania e d'Italia, e il cui impegno a sostenere la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite ci permette di portare avanti un lavoro così importante, e speriamo anche che possa ispirare un cambiamento ancora maggiore. Ora vorrei invitare sul palco una ferma sostenitrice dell'uguaglianza, della pace e della giustizia. Ha guidato campagne che hanno mobilitato milioni di persone. Come direttrice globale della campagna d'azione per gli SDG delle Nazioni Unite, è uno dei motivi principali per cui siamo qui riuniti stasera. Date il benvenuto a Marina Ponti. Grazie Nadira, grazie a tutti per essere qui a Roma e per esservi collegati da ogni angolo del mondo. Ogni anno i premi sono un momento importante per fermarsi e riconoscere i risultati ottenuti da persone che non accettano un sistema che sta vacillando per l'umanità e il pianeta. Persone che non risparmiano sforzi per cambiarlo e creare un futuro migliore. Per tutti. Questa sera si parla di speranza, una speranza non ingenua, come ci ha appena ricordato l'amministratore, ma coraggiosa, una speranza che ci chiama all'azione. La speranza è l'antidoto alla paura, che a volte ci opprime in questi tempi difficili di conflitti, polarizzazione e disuguaglianze. Ieri ho avuto l'onore di ascoltare e di incontrare le persone, le storie dei finalisti durante il nostro programma introduttivo. Ho ascoltato le loro storie incredibili nell'affrontare l'impunità degli inquinatori, deforestazione, violenza di genere, ogni forma di disuguaglianza e discriminazione. Abbiamo discusso il potere della creatività e della narrazione per portare il cambiamento che è necessario. E mi sento così privilegiata dal fatto che parte del mio lavoro sia essere circondata da questa comunità in crescita di creatori del cambiamento. I loro percorsi di impegno e determinazione mantengono viva la visione degli SDG. Il nostro mondo non è solo titoli di giornale o post sui social. Il nostro pianeta è popolato da milioni di changemaker, creatori del cambiamento. I loro sforzi si sommano in modo potente. Inizia proprio qui, adesso. Diamo quindi nuovamente il benvenuto a tutti in questa serata molto speciale. Grazie Marina. Marina Ponti. Veramente la speranza è una scelta coraggiosa, può essere la scelta più coraggiosa, ma non dobbiamo essere coraggiosi da soli. Abbiamo una comunità incredibile che cresce continuamente. Grazie soprattutto a Marina, serata come questa. E a proposito, siamo qui a Roma grazie al Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per aver ospitato la cerimonia di premiazione. È quindi un grande piacere per me invitare sul palco il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Stefano Gatti. Thank you. Grazie, grazie Marina. Buonasera, è un grande piacere essere qui con voi oggi in occasione della cerimonia di premiazione dell'edizione 2024 degli SDG Action Awards. È un piacere ospitare per il secondo anno gli SDG Awards delle Nazioni Unite qui a Roma, come uno dei risultati tangibili della forte partnership tra la campagna d'azione delle Nazioni Unite e il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Ci siamo riuniti oggi perché la nostra scelta
scelta è il cambiamento, la nostra scelta deve essere il cambiamento. Siamo qui per celebrare individui e organizzazioni che hanno un impatto profondo sulla comunità e ci ricordano che il 2030 non è lontano, visto che siamo in ritardo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo bisogno di persone impegnate come voi e oggi vedremo che insieme, lavorando insieme, saremo all'altezza delle sfide. Insieme perché i 17 obiettivi rappresentano l'aspirazione delle persone di tutto il mondo, appartengono a tutti e ci esortano ad andare avanti. Ogni passo è importante. A partire dalle nuove generazioni, ogni giovane ha un enorme potenziale di cambiamento positivo. Non riusciremo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile se non diamo ai giovani la possibilità di accedere alle opportunità di cui hanno bisogno per realizzare il loro potenziale. Il nostro mondo ospita attualmente la più grande generazione di giovani della storia. Pensateci, per questo 1,9 miliardi di giovani, qualcosa che non è mai successo prima. Per questo l'Italia è impegnata a lavorare con e per i giovani attraverso iniziative realizzate in Italia e non solo, che mettono i giovani in condizione di far sentire la loro voce. Dal 2020 la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite è un partner chiave della cooperazione italiana, grazie a Marina. Insieme stiamo portando in tutta Italia una campagna di comunicazione e sensibilizzazione chiamata Together for SDGs, sottolineando come la scorsa settimana eravamo a Pescara e utilizziamo appunto la comunicazione come strumento per aiutarci in questo viaggio verso un pianeta sostenibile e inclusivo. Ci siamo appena incontrati a Pescara per la riunione ministeriale del G7, dove abbiamo ricordato la necessità di lavorare insieme. Abbiamo lavorato con i nostri partner africani. Dobbiamo lavorare insieme, governi, società civile, settore privato, media, per affrontare le molteplici crisi di oggi. Mi congratulo quindi con tutti i finalisti presenti oggi per l'impegno, il coraggio e la creatività dimostrati e faccio un grande bocca al lupo a tutti. Grazie mille. Thank you, Stefano Gatti. Grazie mille a Stefano Gatti. È così rincuorante sentire i leader parlare di responsabilizzare i giovani, di lavorare con loro per risolvere i problemi che abbiamo. E l'attenzione al partenariato è fondamentale, è unire i nostri talenti, le nostre risorse e le nostre energie. È la strada migliore per raggiungere gli SDG. Per quanto riguarda i partner, la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite è grata anche per il sostegno incondizionato dal Ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico, che molti conoscono come BMZ. Quindi abbiamo un programma, un videomessaggio molto speciale, ma prima devo ringraziare. Lui è stato un convinto sostenitore della campagna per gli SDG. Non è potuto venire di persona, ma abbiamo appunto il videomessaggio di Niels Annen, illustri ospiti, cari amici, colleghi e naturalmente colleghi giudici. È stato un gran piacere servire ancora una volta come giudice per gli Action Awards SDG delle Nazioni Unite. Questi premi danno credito a persone e istituzioni che creano cambiamenti positivi in ogni parte del mondo, inviando un messaggio di speranza e possibilità. Ciò è così importante in questo momento in cui stiamo vivendo tempi così difficili, perché le scelte e i cambiamenti che facciamo ora determineranno la possibilità di andare avanti ed abbracciare un futuro migliore. Parlando con voi oggi sono sicuro che potremo farlo. Tra pochi istanti scoprirete i vincitori del premio che contribuiscono a collegare i problemi in modo nuovo attraverso gli SDG. Essi testimoniano quanto possa essere straordinaria la creatività umana nel tradurre la speranza in azioni che portano al successo dei nostri obiettivi globali.
Il nostro Ministero rimane fortemente impegnato all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e siamo orgogliosi di sostenere la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite. La campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite svolge un ruolo cruciale nel rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibili e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile una realtà per tutti, ovunque. Nonostante le battute d'arresto che abbiamo avuto, la campagna SDG delle Nazioni Unite, tutti voi che siete qui oggi mantenete viva questa agenda, ispirando altri a fare lo stesso. Ci ricordate la verità più potente: tutti noi possiamo far parte del mondo migliore che cerchiamo. Grazie mille al segretario di Stato parlamentare Annan. E qui abbiamo Ambassador Andreas von Brandt. Thank you so much for being with us. Grazie mille per essere con noi. La strada per il raggiungimento degli SDG non è certo facile, ma c'è molto di cui essere orgogliosi e solo sapendo chi è presente in questa sala stasera, per non parlare di tutti voi che siete là fuori a guardare, pronti ad agire, devo credere che il mondo che cerchiamo sia a portata di mano e lo farete anche voi dopo aver ascoltato i nostri premiati. Quindi cominciamo e quest'anno iniziamo con una menzione d'onore molto speciale ad aiutarmi a premiarle, cioè il vincitore del premio Changemaker 2022, che è stato anche così gentile a facilitare il programma di introduzione ieri per il nostro stellare gruppo di finalisti, Srishti Bashki. Srishti? Questo è il terzo anno che tu sei qui. Ti capita di essere a Roma in giro per il Colosseo? C'è qualcosa che ti spinge a tornare da noi? Beh, devo dire che sono stata qui per tre volte. Non sia troppo lontano da me. Quindi sono stata qui come finalista, vincitrice, giudice e oggi come facilitatore dei finalisti 2024. E devo dire che ogni anno, ogni volta ritorno. Proprio per l'energia, per questo gruppo di persone che abbiamo creato, piene di passione, con questa passione intensa. E Felix, Isa, Zambi, Maria, Martina, Nari, Paisy e Suvarna. Questo gruppo è un gruppo eclettico, ma ha così tanta energia ed è contagioso. Ecco perché continua a tornare, ogni anno ritorno. È meraviglioso che vedere questa comunità prendere forma e diventare più grande e più vicino ogni anno. Quindi passiamo alla menzione d'onore. Sì. Si tratta di un riconoscimento speciale che viene assegnato ogni anno a un'iniziativa delle Nazioni Unite o del Governo e questo ci permette di celebrare il buon lavoro che stanno svolgendo sugli SDG come da loro mandato e di far sì che la gara si concentri su tutti gli altri campioni degli SDG. La menzione d'onore di quest'anno è Weather Kids. La campagna Weather Kids del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo presenta bambini che si occupano dei bollettini meteorologici in 87 paesi per evidenziare la crisi climatica e mostrare speranza per il futuro. E ora i Weather Kids. Weather Kids! Weather Kids! This campaign of young meteorologists was launched by UNDP. Questa campagna di giovani meteorologi è stata lanciata dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo UNDP e qui per ritirare il premio diamo il benvenuto all'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell'ufficio per le relazioni esterne e l'advocacy del UNDP, Susan Brown. Let them hear you. Isabella Santini, che è una degli Weather Kids. Grazie. Susan, the floor is yours. Okay. Susan.
Prego. Direttore generale, ambasciatore, signore e signore, è per me veramente un piacere essere qui stasera o stamattina, non lo so, nel mio nuovo ruolo all'UNDP e di accettare il premio, questa menzione d'onore delle Nazioni Unite. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa campagna, in primo luogo naturalmente i bambini. I bambini che sono il volto della campagna, i Weather Kids, dicono verità convincenti sul cambiamento climatico e ci ricordano che c'era ancora tempo per agire per un futuro migliore. Circa 30 bambini in tutto il mondo hanno presentato i bollettini meteorologici e i loro spot sono stati trasmessi da 300 stazioni televisive e piattaforme online in 87 paesi. E un esempio dell'incredibile talento impegnato in questa campagna è Don Gjoni dall'Albania. Don è un influencer in ascesa, un attivista per il clima che spesso appare in podcast e programmi televisivi nazionali con un messaggio di azione per il clima. Vorrei anche ringraziare Isabella Santini. Isabella, eccola Isabella, che stasera rappresenta e con me rappresenta i Weather Kids e parlerà tra poco. In secondo luogo, un ringraziamento ai nostri partner strategici, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Canale Meteo, l'Activist di Los Angeles, Archer e l'Organizzazione Internazionale di Comunicazione e Consulenza. Questi partner hanno reso possibile la campagna. E in terzo luogo i nostri numerosi partner mediatici, tra cui la RAI, particolarmente la RAI, insieme alle organizzazioni meteorologiche e agli uffici nazionali dell'UNDP in tutto il mondo, hanno contribuito ad amplificare l'appello dei Weather Kids per un'azione urgente a favore del clima e vi voglio ringraziare per questo. I dati climatici internazionali condivisi con noi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale ci hanno permesso di sviluppare previsioni meteorologiche per il 2050 e le previsioni erano preoccupanti. Parlare di meteo non è solo una chiacchiera, è un campanello d'allarme per tutti noi. Tuttavia, nonostante gli scenari preoccupanti comunicati dai Weather Kids, la campagna porta con sé un messaggio di speranza. Se intraprendiamo un'azione collettiva coraggiosa e urgente, un futuro migliore è ancora possibile. Signore e signori, l'UNDP è orgoglioso di ospitare la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite e di essere uno dei tanti esempi straordinari presentati stasera. Continueremo a batterci per l'azione a favore del clima e a lavorare con i partner e a lavorare con i bambini di tutto il mondo, bambini come Isabella, perché loro ci ispirano e ci motivano e insieme renderemo luminose le previsioni per le generazioni a venire. Grazie mille. Ed ora, Isabella, prego, puoi parlare. Buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui e di ricevere questo premio speciale per il nostro progetto Weather Kids. È stato molto bello partecipare a questo spot che parla ovviamente di quanto sia importante proteggere l'ambiente e di quanto sia importante fermare il cambiamento climatico. Mi sono divertita molto anche a lavorare con i bambini degli altri paesi perché penso che insieme possiamo veramente cambiare le cose. Spero che il nostro messaggio faccia riflettere soprattutto gli adulti, perché possiamo spingerli all'azione, perché c'è ancora tempo per migliorare il nostro futuro. Vorrei ringraziare UNDP per avermi dato questa opportunità e Rai Pubblico Utilità per avermi fatto sentire la benvenuta. Mi sono divertita molto durante le riprese ed è stato speciale anche lavorare con Gemma, che ha adoperato la lingua dei segni in modo che il nostro messaggio potesse arrivare a tutti. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e grazie a tutti voi. Sì, sì.
are leaping out of their seats for Isabella. Guarda, c'è una standing ovation per te, Isabella. That's for you. È proprio per Kira te, is eh? Hoping Isabella wins lots more awards because e speriamo che Isabella vinca altri premi, perché sicuramente fa dei discorsi meravigliosi, però per quelli che non capiscono l'italiano lo riassumerò un pochino e ha parlato dell'importanza di fermare il cambiamento climatico. Le è piaciuto lavorare con altri bambini di altri paesi e spera che il messaggio raggiunga gli adulti che possano fare qualcosa. Sì, potete applaudire e ha ringraziato gli UNDP e la RAI particolarmente per aver creato una campagna dove i bambini possono comunicare in modo diverso anche con la nella lingua dei segni e possono lavorare insieme per un cambiamento. Grazie mille, grazie Isabella Santini, grazie Susan Brown, grazie mille. Isabella, your award. Isabella? Isabella, il tuo premio. Lo devi tenere, eh? Grazie, grazie a tutti i bambini che hanno partecipato e l'idea di un bambino che può essere uno dei nostri bambini che leggono un bollettino meteorologico per l'anno 2050, probabilmente non c'è niente di più potente di questo, ma sarei negligente se non mi congratulassi anche con Susan. Questa è la sua prima settimana in un nuovo ruolo e siamo felici che ne trascorra una parte con noi. E infine un grande applauso alla RAI per aver abbracciato l'iniziativa UNDP con un enorme entusiasmo e diffuso la campagna Weather Kids in italiano e anche nel linguaggio dei segni. È evidente che si è trattato di un'incredibile collaborazione a tutto campo. Speriamo che le previsioni inizino a migliorare per questi giovani meteorologi e per l'intero pianeta. Dall'azione per il clima passiamo all'uguaglianza di genere. Molte delle candidature ricevute quest'anno per gli awards riguardavano l'urgenza di fermare la discriminazione e la violenza di genere. È un tema che sapevamo di voler mettere in luce. Quando abbiamo pensato a come farlo, abbiamo scoperto di avere la voce perfetta nella nostra rosa di finalisti. E qui potete, sì, applaudite, applaudite. Questa è la bellezza di riunire questa potente comunità. Tutti voi portate passione, prospettiva, talento con voi e è nostro privilegio condividere questa piattaforma con voi e fare da cassa di risonanza. Passiamo quindi la parola a una famosa poetessa nigeriana, sostenitrice della giustizia sociale e dell'eguaglianza di genere, a cui si è apprezzato tutto il mondo per la sua onestà e profondità emotiva. Con la sua poesia Break the Old Patterns, musicata da Rex Ricketts, date il benvenuto a una vera voce per i sotto rappresentati, Alhan Islam. Non è forse giunto il momento di rompere i vecchi schemi perché ciò che si pensa di sapere può ancora essere una gabbia. Sappiate che in ogni pilastro che sorregge questo mondo ci sono delle crepe e ora più che mai dobbiamo vederle tutte. Rompere i vecchi schemi, perché la casa che si rifiuta di ricostruire un giorno vedrà il suo tetto crollare. Poesia dopo poesia, le voci hanno chiamato, le loro grida sono come tamburi che risuonano dalle profondità della terra e chiedono solo di essere liberati dalle catene. Risponderete? Non proveniamo forse da una stirpe di costruttori, di cambiamenti, uomini che si innalzano come montagne, donne che piegano i fiumi con la loro volontà? Mostraci ancora una volta i sentieri che abbiamo seppellito nella polvere, le strade che conducono a territori non dichiarati, dove ci sono persone che aspettano di parlare ogni parola che hai dato loro, per gridare ogni verità, per far risuonare ogni speranza. Quindi rompete i vecchi schemi. Una donna che sta bene nella sua pelle è un fuoco che nessun vento può spegnere. Osservate come il cielo impara ad allargare i suoi confini. Non c'è forza più grande di un coro di voci. Liberarsi dal silenzio, pretendere una nuova alba. La verità spacca sempre la pietra. La voce dei liberi può far crollare le mura più alte. E allora dico,
Se la donna è il seme, non è forse il giardino? Un giardino di fiori selvatici si piega al peso di una mano antica. Non solleverete la pietra dalle spalle delle nostre sorelle e portarla dall'ombra alla sede del suo potere. Ci sono sussurri, dicono che il suo posto è nel silenzio. Le chiedono perché ha bisogno di comandare quando sua nonna non ha potuto farlo. Dite loro che la differenza tra una donna che sogna e una donna che sveglia è la libertà. Dite loro che la donna che parla può cambiare le cose con le sue parole. Dite loro che c'è così tanto potere là fuori, in attesa di essere rivendicato, ma solo a coloro che rompono gli schemi vengono date le ali. La grande chiamata è stata fatta, ma come un peso non contrastato, la struttura si indebolisce. Ogni momento si dice a una ragazza di abbassare lo sguardo, di tacitare i suoi pensieri. Si chiede: come sarà il mio mondo senza questo soffitto? Qual è il colore della mia ambizione quando si scatena? C'è spazio per me nel mio paese, in questo mondo? Chiede. Oggi vi chiedo: quante mani ci vorranno per abbattere questi muri? Quante voci per creare una canzone, una poesia, un cambiamento che durerà per sempre? Quante verità sentite sorgere nel vostro petto oggi? È davvero giunto il momento di rompere i vecchi schemi. Non vengo da voi per caso. La storia è una ruota e di tanto in tanto ci tocca spingerla in avanti. Cos'è la pace se non un mondo in cui il potere è condiviso, in cui le voci si levano senza paure? Quando il futuro arriverà, saremo pronti? Le nostre figlie saranno pronte? Ci saranno spazi sufficienti per farle stare in piedi nella loro luce? Rompete i vecchi schemi. La ragazza accanto a voi custodisce il futuro come una promessa che aspetta di essere mantenuta. Non distogliete lo sguardo. Grazie. Al Hanislam. Is she not a dream fulfilled? Are you not? Non è un giardino, non siete tutte un giardino? Facciamo un grande applauso per Al-Hanislam. Tutti voi state facendo girare la ruota della storia, spingendo il mondo intero in avanti. Per dare il via ai premi all'inizio di quest'anno, la campagna d'azione per gli SDG delle Nazioni Unite ha lanciato un appello globale per le candidature. La caccia era aperta per trovare iniziative creative di grande impatto e per trovare i promotori del cambiamento. Volevamo soluzioni innovative, impavide di fronte alle sfide. E cavolo, se le abbiamo trovate. La risposta è andata molto oltre le aspettative. Oltre 5.000 domande e candidature sono arrivate da 190 paesi. Pensate a questo: persone provenienti da quasi tutti i paesi del mondo che si uniscono per gli SDG. E sappiamo che questo è solo un piccolo campione di tutto il lavoro di trasformazione che sta avvenendo. Già solo questo è un dato impressionante che ci ispira e ci dà speranza. I nostri giudici non hanno avuto un compito facile nel selezionare i finalisti e i vincitori, ma ce l'hanno fatta. Per gli awards di quest'anno, 30 leader di tutto il mondo hanno svolto il ruolo di giudici. Provengono dalle Nazioni Unite, da governi locali e nazionali, società civile, dal settore privato. Sono creativi, attivisti, professionisti dei media. Un gruppo straordinario. Conosciamoli. Mostriamo il nostro apprezzamento a questi giudici. Grazie giudici per aver reso possibile questi awards. Molti dei nostri giudici sono presenti tra il pubblico qui a Roma e quasi tutti i relatori, coloro che consegnano i premi, Nils Annen, Stefano Gatti e molti altri ancora, sono stati anche giudici. Hanno scelto i vincitori in tre categorie che incarnano una teoria del cambiamento, una mappa di ciò che sarà effettivamente necessario per accelerare il progresso verso il raggiungimento degli SDG. Le categorie sono Impact, Creativity,
Community e Changemaker. E non vedo l'ora di sapere cosa hanno deciso i giudici, ma mentre stiamo tutti trattenendo il respiro, vi ricordiamo che se non avete ancora iniziato a postare, dovete prepararvi subito. Usate l'hashtag SDG Awards ovunque siate sui social e non dimenticate di taggarci a SDG Action. Bene, passiamo alle categorie. Bene, cominciamo con Impact. Ad aiutarmi a dare il via a questa categoria c'è un regista e produttore pluripremiato che si dedica alla trasformazione sociale attraverso l'intrattenimento. È appena tornato dall'Amazzonia brasiliana, dove il suo team ha documentato gli sforzi per proteggere sia la foresta pluviale sia le comunità locali di agricoltori berigno, e ci parlerà un pochino della narrazione come forza di impatto sociale. Date il benvenuto a Farhud Mayhood. Grazie a tutti. Grazie, è un piacere essere qui oggi, ma devo ammettere che quando mi sono seduto per scrivere queste parole, un'ondata di disagio mi ha investito, seguito da un senso di colpa, perché una domanda pesava pesantemente sulla mia mente: come posso celebrare questo momento mentre il mondo affronta sfide così profonde, mentre infuriano guerre brutali, le libertà svaniscono e la disinformazione di vite? È facile sentirsi persi, come se la nostra specie avesse dimenticato chi siamo veramente. In arabo la parola umano è insan, che significa coloro che hanno dimenticato. Ma perché dimentichiamo? Credo che la causa sia da ricercare nelle storie che ci vengono raccontate. Troppo spesso i film e programmi televisivi ci si concentrano sull'evasione, mettono in luce solo le parti più oscure del nostro mondo, lasciandoci scollegati. Determinato a cambiare questa situazione, 13 anni fa ho lasciato una carriera nel mondo degli affari per dedicarmi alla regia e alla produzione con una visione diversa. La mia intenzione era chiara: se il cinema e la televisione potessero fare di più che intrattenere, se la narrazione potesse diventare un catalizzatore di cambiamenti significativi. Non avevo alcuna esperienza nel campo della creatività o della cinematografia, ma avevo un sogno grande e audace, la sincera convinzione che le storie plasmino il mondo che ci circonda. Dopo anni di battaglie in salite e di lotte che mi hanno distrutto l'anima, impatto e scopo sono diventate parole d'ordine di Hollywood, e la visione della narrazione come strumento di cambiamento culturale è finalmente diventata una realtà mainstream. Questo viaggio mi ha portato in Kenya, dove ho creato una serie intitolata Earthbound e ho conosciuto il lavoro visionario della dottoressa Wangari Maathai. Lì ho visto la foresta di Karura, una foresta mozzafiato che lei ha combattuto per proteggere dallo sviluppo commerciale. Per la dottoressa Maathai le persone erano interconnesse come gli alberi di una foresta, legate da responsabilità e destino comuni. La sua visione mi ha ispirato profondamente, e oggi, proprio come il suo singolo albero sbocciato in un movimento globale, onoriamo un gruppo di nominati, di candidati notevoli che seguono le sue orme. In tempi di difficoltà è naturale sentire il peso del mondo, ma a coloro che hanno il cuore pesante vi esorto a non lasciare che la rabbia vi consumi. Il vero impatto non nasce dalla rabbia, ma parla il linguaggio dell'amore e della devozione. Quando ci solleviamo l'un l'altro, invece di abbatterci a vicenda, questo è un impatto. Quando usiamo il nostro ingegno per creare cose che ispirano meraviglia e bellezza, questo è un impatto. E quando invitiamo qualcuno cresciuto nell'odio a condividere ciò che ama veramente, ecco che inizia la trasformazione. Stasera ci riuniamo qui non per sfuggire alle nostre sfide, ma per celebrare coloro che incarnano maggiormente la luce, coloro che ci ricordano per cosa stiamo combattendo. Dopotutto non siamo spettatori, ma architetti del domani. Creiamo storie nuove e coraggiose, radicate nella compassione, nell'unità e nella resilienza, dimostrando che l'impatto non si limita a parlare, ma si concretizza in ogni nostra parola, pensiero e azione. Questo è più di un momento di riflessione, è la nostra chiamata a ricordare. Grazie. Farhud Mayhood. Thank you
Ruth Mebody, grazie, grazie mille, che messaggio fantastico. È qualcosa che mi appartiene, come l'idea di essere sopraffatti dal peso del mondo, dallo stato del mondo, ma noi, ma tu hai ragione, l'impatto è un linguaggio di amore, è la storia che raccontiamo qui e altrove. Quindi l'impatto farà la differenza nella vita quotidiana anche ai più alti livelli gli SDG. Le straordinarie iniziative dei nostri finalisti sfruttano il potere dell'innovazione per stimolare notevoli progressi nelle economie, nella società, nella cultura, nell'ambiente, nella tecnologia. Ed eccole. Per la categoria Impact, ecco i finalisti. La società peruviana ha lanciato storia del il più grande sversamento di petrolio del Perù. Plant for the Planet dà ai giovani la possibilità di ripristinare gli ecosistemi forestali e di combattere la crisi climatica attraverso l'istruzione, la ricerca e gli strumenti digitali. Jijang Makers è un'impresa sociale di Nairobi che trasforma i rifiuti di plastica in materiali da costruzione sostenibili come blocchi di pavimentazione, piastrelle e tombini. E chi sarà il vincitore? Chi sarà il vincitore? Lo voglio proprio sapere. È bellissimo essere avervi qui, finalisti. Jijang Makers è rappresentato da Nzambi Mate. La storia della più grande fuoriuscita di petrolio in Perù, rappresentata da Isabel Calle Valladares. E Plant for the Planet è rappresentata da Felix Finkbeiner. E ora è ufficialmente arrivato il momento. Farud, della suspense, la suspense è troppa, apri la borsa. Il vincitore del premio SDG Action Impact 2024 è... Abbiamo due vincitori, un pareggio. Un pareggio! Applaudiamoli tutti. Chi sono? Chi sono? I vincitori sono Plant for the Planet e Jijang. Eccoli, ecco i nostri vincitori. Questi fanno parte della storia degli Action Awards. Adesso sentiremo, ci parlerà Felix Finkbeiner. Bene, sono un giovane ambasciatore, mi ha chiesto, noi piantiamo dei semi e poi il seme diventa un albero enorme, da dove viene tutto questo materiale? È una bella domanda e la risposta è semplice, dall'aria. Il 50% della biomassa è carbonio che viene assorbita attraverso il CO2 nell'atmosfera. Ecco perché gli alberi sono così importanti, sono uno strumento così importante nel nostro futuro, nel futuro del nostro pianeta. Nell'ultimo decennio la deforestazione si è rallentata un pochino, però possiamo dire che adesso siamo riusciti a ripiantare le foreste. Questo è quello che facciamo da Plant for the Planet, questo è quello che vogliamo continuare a fare con la nostra organizzazione.
e adesso Zambimate dal Jijang Makers. Grazie mille. Grazie a tutti. Sì, mi chiamo Zambimate. Grazie per questo premio. E Farud, come ha detto Farud, anche io condivido appunto la storia che lui ha raccontato. Io voglio ringraziarvi per tutto, voglio ringraziarvi per l'onore di questo premio, ma io adesso vi voglio invitare ad agire. Il 2% dell'investimento nell'Africa va... deve essere investito nelle donne africane. Quindi questo è il mio appello, questo è il mio invito all'azione, di investire nelle donne africane, perché noi sappiamo come fare questo lavoro, noi sappiamo come economizzare anche per arrivare al risultato. Grazie a tutti, grazie anche a Farud. Ebbene, qui abbiamo chiuso con la categoria Impact. State bene? Benissimo. Perché ora andiamo avanti. Bene, ci spostiamo alla seconda categoria. Questa volta appunto il Creativity. Inizieremo con alcune parole della pluripremiata nuotatrice paralimpica insignita della medaglia dell'Ordine d'Australia, più alta onorificenza australiana. Combinando la sua esperienza personale e disabilità con anni di ricerca accademica, si fa fautrice per il cambiamento come sostenitrice internazionale della diversità, dell'inclusione, della consapevolezza della disabilità e dell'immagine del corpo, per condividere un po' del suo percorso e per riflettere sulle sfumature di quella grande idea conosciuta come inclusione. Ho il piacere di lasciare il palco a Jessica Smith. Good evening. It is a tremendous honor for me to be here. Buonasera, è un grande onore per me essere qui stasera. Sono nata senza il braccio sinistro e da ragazza cresciuta con una disabilità. Ho sempre sognato e sperato in un mondo più accogliente, più tollerante e più inclusivo. L'idea di inclusione tuttavia si manifesta in modo diverso per ognuno di noi, influenzata dal luogo di nascita, dal contesto culturale. In alcune società l'inclusione può essere vista attraverso la lente dell'accesso e dei diritti universali, in cui vengono adottate misure per integrare tutti allo stesso modo negli ambienti tradizionali. Ma l'inclusione non sempre equivale all'uguaglianza, poiché spesso implica il riconoscimento e la celebrazione delle differenze piuttosto che il tentativo di rendere tutti uguali. La mia speranza da bambina era quella di essere vista davvero per quello che potevo fare, invece di essere limitata dalle supposizioni degli altri. Ho imparato in un mondo che non era stato preparato, diciamo, per me, ho imparato ad adattarmi e a questo punto io mi sono resa conto che le mie speranze per un mondo inclusivo, cioè la mia speranza doveva essere unita alla speranza degli altri. Quindi ho dovuto agire attivamente per creare un cambiamento. E sicuramente lo sport, la mia vocazione al biorifugio, mi ha permesso di mostrare le mie capacità al mondo. Con grande dedizione, allenamento intenso, ho rappresentato il mio paese per 10 anni e sono riuscita a raggiungere l'obiettivo di partecipare a Giochi Paralimpici. I Giochi Paralimpici non sono solo una celebrazione dell'eccellenza atletica, ma sono una testimonianza del potere della diversità e del successo dell'uomo di fronte alle sfide, e svolgono un ruolo cruciale nell'abbattere le barriere, nel modificare la percezione pubblica. Questi giochi stanno letteralmente mettendo in atto la speranza. Attraverso lo sport ho potuto raccontare la mia storia. Ora che sono un atleta in pensione, la mia energia si concentra sull'uso creativo della letteratura e della mia voce per educare bambini e adulti sull'importanza di
guidare un cambiamento positivo. Impariamo a celebrare le nostre differenze quando condividiamo le nostre storie, soprattutto quando ascoltiamo le storie degli altri. E attraverso la narrazione approfondiamo la nostra comprensione della speranza e del desiderio di opportunità che potrebbero ancora non esistere. Ma naturalmente la mia storia è solo una metafora di migliaia di altre. Stasera sono molto contenta di essere tra gli artefici del cambiamento che stanno letteralmente usando le loro voci per nutrire un mondo più inclusivo. Con coraggio e creatività, in un mondo in cui conferiamo responsabilità gli uni agli altri, le nostre speranze possono davvero diventare realtà. Grazie. Thank you, Jessica Smith. Grazie Jessica Smith. I love the notion of you, even as a devo dire, mi piace l'idea che tu anche da piccola abbia riconosciuto quanto fosse universale la tua esperienza e che tu abbia fatto della tua storia, del tuo successo, un esempio per tutti noi che dobbiamo affrontare sfide grandi ma non insormontabili. E quindi hai visto la sfida e sei riuscito a risolvere appunto i tuoi problemi. Sì, quando avevo 10 anni, nella mia prima gara, un coach stava mettendo in dubbio, diciamo, le mie capacità e quindi non faceva altro che umiliarmi, ma a quel punto io ho capito che mi dovevo adattare, dovevo trovare il modo di fare le cose e quindi a quel punto sono diventata, fino ad arrivare, una atleta dei giochi paralimpici. Devo dire, una pessima insegnante per un risultato straordinario. Utilizzare i nostri doni e le nostre sfide per creare nuove narrazioni è il cuore della nostra categoria Creativity. Abbiamo cercato campagne straordinarie che fossero sia creative nel loro approccio sia una vetrina per la creatività stessa. L'ingegno di queste iniziative galvanizza l'attenzione e sollecita l'azione per gli SDG in una miriade di modi, comprese le politiche pubbliche. Attraverso le loro potenti e varie espressioni artistiche, i nostri finalisti hanno suscitato un'ondata di entusiasmo e di azione, dagli spazi digitali alle strade. Eccoli qui. Per la categoria Creativity, ecco i finalisti. True My Voice, guidata dal poeta nigeriano, poetessa nigeriana Alhan Islam, sprutta il potere della poesia per porre fine alla violenza elettorale e all'ingiustizia sociale in tutta l'Africa. Key Change è una rete, un movimento globale impegnati a trasformare l'industria musicale per raggiungere la parità di genere. Cordown è il coordinamento nazionale delle associazioni sindrome di Down italiane, infrange gli stereotipi sulle persone con sindrome di Down e cambia la percezione pubblica. Chi sarà il vincitore? How amazing are these finalists? Non sono fantastici questi finalisti? Purtroppo Key Change non è qui stasera, ma siamo felici di avere appunto gli altri due, Assume That I Can, rappresentato da Martina Fuga, e True My Voice, rappresentato da Alhan Islam. So, Jessica, should we open that envelope? Quindi apriamo la busta. Il vincitore del premio Creativity SDG 2024 è Assume That I Can. Assume That I Can. Let's hear from our winner, sentiamo dalle parole di Martina Fuga, la vincitrice di Assume That I Can. Quando è nata mia figlia Emma, 20 anni fa, non sapevo niente della sindrome di Down, quindi ho fatto tante ipotesi. Come madre, speravo che avesse una vita piena e che potesse raccontare la sua storia. Nel 2019 Marta Sodano ha raccontato la sua storia alle Nazioni Unite e
con la sua esperienza mi ha rivelato una verità che praticamente abbiamo fatta nostra. La professoressa che credeva in lei le ha permesso di arrivare al successo. L'insegnante che ha abbassato le sue aspettative creava barriere per il suo linguaggio, ma adesso noi dobbiamo devo dire che le persone con la sindrome di Down possono non soltanto partecipare, ma possono anche guidare il cambiamento e cioè possono avere un impatto con una grande forza e possono ispirare milioni di persone. Quindi Emma, Marta e Madison sono le tre persone fantastiche, tutte le persone con disabilità. Noi dobbiamo così tanto a loro. Grazie Martina Fuga, grazie ai nostri finalisti, grazie Jessica, grazie Jessica adesso dalla categoria creatività. Beh, di nuovo gli insegnanti possono fare la differenza. Quindi infine è il momento della categoria Change Maker e chi meglio per lanciarla è il fotoreporto di grande talento che torna sul palco della premiazione dopo aver stupito con la sua passione e generosità l'anno scorso. Ha vinto due volte il premio Pulitzer, Canon Ambassador, partner di lunga data della campagna d'azione per gli SDG, è il soggetto di un documentario in National Geographic intitolato Finding the Light, in onda in questi giorni. Qui con il suo messaggio di speranza, una foto alla volta, in alcune delle zone di conflitto più difficili del mondo, diamo il benvenuto a Mohamed Mohsen. Grazie Nadira. Per metà della mia vita ho passato la vita, diciamo, con la mia macchina fotografica per raccontare le storie della gente, storie di gente che doveva lasciare il proprio paese, i propri ricordi e doveva cercare una nuova casa sicura. Ma normalmente nessuno lascia la sua casa a meno che non è obbligato a lasciare la sua casa, e questo è proprio quello che ho documentato nel mio lavoro e nelle mie fotografie. E con le mie fotografie voglio sensibilizzare le persone, voglio cambiare gli stereotipi, ma la cosa più importante, voglio far sentire la voce delle persone fotografate, e persone che magari non che possono mandare un messaggio, sono testimonianza di vita e saranno una testimonianza di vita per sempre. Quindi io ho cercato di fare la differenza nella loro vita. Quindi noi in modo piccolo, grande, cominciamo da qualche parte, cioè la vita è sicuramente una maratona e cominciamo da qualche parte. Ho continuato a viaggiare da un paese all'altro, sono andato in Yemen, dove sono stato accoltellato, in Afghanistan, dove ho perso il mio migliore amico, in Siria, dove il mio cuore veramente era infranto, e sono stati molti paesi nel mezzo del conflitto e mi sono resa conto che io devo documentare una scena completamente diversa, la scena della vita con i suoi colori, perché magari c'era da una parte un ferito, dall'altra c'era un neonato, c'era un bambino che giocava, e questo è l'obiettivo del mio lavoro, nel senso che la vita continua
e la vita va avanti anche nel bel mezzo di un conflitto. La mia missione è quello di documentare e di informare il mondo, e la mia missione è quello di portare una testimonianza, ma il mio obiettivo è di fare la differenza nella vita delle persone. Io credo fermamente nel potere della fotografia. Se qualcosa è accaduto e non è mai stato documentato, è come se non fosse mai accaduto. Ecco la potenza del mio lavoro. Le immagini vivono per sempre, per sempre in futuro, per le generazioni future che possono imparare da queste foto e fare la differenza. La fotografia è sicuramente è un strumento potente di cambiamento, e quindi io ho una missione. La mia missione è quella di cambiare il mondo, una foto alla volta. Grazie mille. Grazie, grazie ai change makers. Grazie Mohammed. It's such an important lesson. Every photograph che meraviglia, è veramente una lezione, ogni foto è una storia, ogni foto porta un cambiamento, ed è bene ricordare che ora tutto può essere ridotto a un contenuto, a un click, ma se Mohammed mantiene la speranza, continua a fotografare, sorridere e provare osservando quello che vede ogni giorno, noi non abbiamo scuse, dobbiamo mantenere la nostra speranza. È quasi giunto il momento di consegnare, l'ultimo premio della serata, ma non andatevene, abbiamo ancora grandi sorprese in serbo per voi. Infatti Noemi è nel backstage mentre parliamo, pronta ad esibirsi, ma nel frattempo vorrei presentare un ospite speciale che mi aiuti a consegnare il premio Changemaker. È direttore delle relazioni con i membri delle comunicazioni dell'Unione Europea di Radiodiffusione, un'alleanza di organizzazioni mediatiche di servizio pubblico che insieme raggiungono un pubblico di oltre 1 miliardo di persone. Michelle Roverelli, prego. Buonasera. Grazie per essere qui, grazie. Possiamo parlare un pochino? Qual è il ruolo dei media radiotelevisivi nel dare risalto a changemaker e nel raccontare le loro storie? Beh, sicuramente i media hanno svolto un ruolo fondamentale nel raccontare le storie, nel raccogliere le speranze, sia che sia la televisione, piattaforme digitali e radio, perché raggiungono un pubblico diverso in tutto il mondo e raggiungono un pubblico diverso di genere e di età diverso. È un potere enorme, un potere, e più le storie raggiungono ogni angolo del pianeta e maggiore è l'impatto. E questo è quello che stiamo facendo adesso, cioè sensibilizzare. Sì. Come possono i media radiotelevisivi combattere la disinformazione in modo che i messaggi che riceviamo collettivamente siano innanzitutto veri e idealmente incoraggino la speranza e l'azione? Bene, io penso che i media in generale, ma soprattutto quelli di pubblico servizio, svolgono un ruolo molto importante nel combattere la disinformazione, ma nel fare una contropolarizzazione, come dire, e questo adesso è sempre più importante. Questo è un ruolo chiave che i media devono svolgere. Parliamo tanto di speranza, parliamo di azione collettiva, e l'azione collettiva e la speranza respirano all'interno della società, per cui ci deve essere l'informazione imparziale, le notizie o l'informazione nella quale dobbiamo credere. Sì, sono d'accordo. E quindi hai un invito all'azione per noi a questo punto? Ma sì, in realtà sì, voglio dire a ciascuno di voi, almeno dal mio punto di vista, che adesso dobbiamo avere media buoni per appunto sottolineare la democrazia. Quindi keep media good.
Grazie mille Michelle, e adesso finalmente i nostri changemaker. Questi sono i promotori, gli agitatori, quelli che fanno, che a livello personale incarnano la speranza in azione. Guidano le loro comunità, fanno silenziosamente la differenza dietro le quinte e motivano tutti noi con il loro esempio. Questi finalisti hanno il coraggio di immaginare una nuova realtà e poi di unire gli altri per crearla, difendendo l'uguaglianza, la giustizia e i diritti umani. Eccoli qua. Per la categoria Changemaker, questi sono i nostri finalisti. Paisy Mahmoud è un'attivista impegnata a porre fine al matrimonio dei bambini e alla violenza basata sull'onore attraverso la narrazione, l'istruzione e la difesa. Suvarna Raj è una paratleta e una sostenitrice dei diritti dei disabili in India. Si impegna a creare un mondo dove le persone con disabilità sono incluse in ogni aspetto della vita. Nirazo Mashayemombe dà la possibilità alle giovani dello Zimbabwe di affrontare temi critici, inclusa la violenza di genere e il cambiamento climatico. Chi sarà il vincitore? Eccole le nostre finaliste. Suvarna Raj. Paisy Mahmoud e Narazo Mashayemamba. For the changemaker category, Michelle, ecco chi è il vincitore allora? Il vincitore del premio Changemaker del SDG 2024 è la talentuosa, la fortunata. Dacci il nome, Suvarna. Suvarna. Congratulations. This is incredible. Oh, good evening. Keep it going. Continuate. So, Michelle, since we have Michelle. A quick moment here, how do we actually push media to be more inclusive? Quindi come possiamo rendere i media più inclusivi? Per rendere i media più inclusivi devono essere più universali, e quello di cui abbiamo parlato prima, cioè raggiungere gli angoli più remoti del paese, raccontare le loro storie che rimarrebbero altrimenti non raccontate. Eccola. Suvarna. And she's accompanied tonight by Anika Singh. Accompagnata da Anika Singh. Let's have a few words. Prego. Il tuo discorso, Suvarna. So, bene. I don't know what I to say. Ma io veramente non so che cosa dovrei dire. Woo! Thank you. Intanto vorrei ringraziarvi. Grazie mille. Ho riconosciuto, ho accettato questo, il primo riconoscimento quando avevo 22 anni ed ero dal Presidente dell'India addirittura, sono stata onorata dal Presidente dell'India e quel giorno ho visto pride in my parents' eyes because ho visto che i miei genitori erano molto emozionati perché per la prima volta sono stata vista da loro e infine dopo tanti anni, dopo anni di vergogna, io sono stata invisibile in tutta la mia infanzia, sono stata invisibile al mondo, quindi quel riconoscimento dopo tanti anni è stato un modo per capire che non è più invisibile. Mi sono sposata Pradeep e sono madre
di presente. There was love. And this love put c'è stato amore, questo amore mi ha motivato all'azione. Sono stata una paratleta internazionale partecipando a gare internazionali e ho potuto parlare a nome delle persone con disabilità. Sono stata ascoltata. Grazie agli SDG Award delle Nazioni Unite. È una vittoria collettiva per tutte le persone con disabilità. E questo premio è dedicato a Mr. Javed Abidi e a tutti, naturalmente. Grazie, grazie mille. Thank you so much. Grazie mille a te, grazie. To Michelle Rovinelli, to Mohammed Mohassan, to everybody. Grazie Michelle. Involved with the Changemaker category. Grazie. You're all visible today. Ora voi siete tutti visibili. Well, we are in bene, the home stretch. Siamo addirittura d'arrivo e ora abbiamo qualcosa di veramente bello da condividere. Finora it's è stato tutto bellissimo, devo dire, sì. We're about to unveil stiamo our digital per art inaugurare la nostra mostra d'arte sure digitale intitolata ovviamente Hope in Action, Speranza in Azione, creata in collaborazione tra la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite, HUG, una comunità globale di artisti. Hope in Action è stata presentata in anteprima nella sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre a New York. La mostra ha esposto opere selezionate tra oltre 1500 opere d'arte presentate a livello mondiale su questioni critiche come il cambiamento climatico, l'uguaglianza di genere e la pace e poi arrivata fino a Roma. È ora di presentare ufficialmente Hope in Action agli SDG Action Awards delle Nazioni Unite. Diamo il benvenuto a Marina Ponti. Continuate, continuate ad applaudire. Alla campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite crediamo che l'arte sia sempre stata un mezzo potente, un modo per parlare quando le parole non bastano, un mezzo per immaginare ciò che potrebbe essere. Diciamo sempre che ciò che possiamo immaginare possiamo realizzare. L'arte collega la mente con il cuore. L'arte può aiutarci a comprendere la realtà in cui viviamo e a trovare il coraggio di affrontare le ingiustizie di cui siamo testimoni. Stasera mettiamo in evidenza 7 opere d'arte dove non vedrete solo sogni, ma inviti all'azione. Visioni artistiche dal Kenya al Pakistan all'Italia ci ricordano che la speranza è più di un sentimento, è una base per il cambiamento. Vorrei ringraziare tutti gli artisti e HUG. Senza ulteriori indugi, svegliamo e inauguriamo Hope in Action. Sì, e quest'opera era così incredibile che abbiamo dovuto rendere reale il digitale. Stasera è tutto stampato ed esposto intorno a noi.
Come ha detto Marina, la campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite ha sempre creduto profondamente nel potere della creatività e dell'arte di accendere il cambiamento. E stasera abbiamo visto e sentito come la fotografia, il cinema, la poesia e questa meravigliosa arte digitale possono creare nuove narrazioni sorprendenti e trasformare tutti noi in appassionati sostenitori. Ora, per sollevare i nostri spiriti e unire i nostri cuori per l'ultima volta, i riflettori sono puntati sulla musica. Per il nostro gran finale è un vero onore invitare sul palco una delle cantanti e autrici più amate d'Italia, una vera e propria paladina delle donne, con 18 dischi di platino e una voce che trascende confini e lingue. Canterà Imagine, scritta da John Lennon e Yoko Ono. Un applauso per il chitarrista Marco Rosacchio, che accompagnerà Noemi. Noemi. Thank you, Marco Rosario. Grazie. Thank you. Grazie, thank Marco. Thank you, Marco, Rosario. And thank you, Noemi. Grazie, Marco. Grazie, Noemi. Too kind of you. Grazie. Wow. No, troppo gentili. Thank you. What a grazie. Performance. Mamma mia, che performance meravigliosa. Sono felice di darti un bacio. Oh, man, you almost got bene. Me. I almost made it through the night without crying, but
Clearly that's not what's in the cards for me. Devo dire che sicuramente la performance è incredibile, ma devo dirti che i finalisti e l'intero team hanno stilato una playlist di canzoni che li ispirano, e Imagine è quella che ha scelto Marina, che naturalmente ha senso perché questa canzone è stata un inno alla speranza per più di 50 anni. Quindi per te cos'è la speranza? Per me la speranza è la forza di rendere qualsiasi cosa possibile quando tu vedi il buio e c'è una piccolissima luce. Tu pensi, no, ce la possiamo fare, vedi la luce e dici, ce la possiamo fare, abbiamo il tempo e abbiamo la forza e sicuramente avremo successo. E questo è quello che è la speranza per me. Noemi, Noemi, grazie per la canzone. Veramente sono stata, sono commossa anche dal tuo show, dalla tua performance e dalla tua attività, dal modo in cui hai spiegato lo stigma e la discriminazione con cui si devono combattere molte donne, ma alla fine il tuo monologo finisce con la speranza, mostrando la resilienza e la forza delle donne. E dici perché questo argomento è così importante per te. Io penso che ci sia nella nostra società è proprio una esigenza della società, perché non riguarda soltanto le persone ma l'anima stessa della società. E penso che sia importante anche quando una donna è colpita, quando una donna viene ferita, diciamo, viene ferito tutto il mondo, la società, c'è questo senso di umanità. Dobbiamo appunto fare dei passi, ma appunto dei passi verso la speranza. I have to underscore it. When one woman is hurt, we're all hurt. Sì, quando una donna viene colpita siamo tutti colpiti, ma quando una donna ha successo, tutti abbiamo successo. And on that note, I have to ask, you have a call to action for us, a message for these change makers in the room and all the people watching out there. Azione per noi a questo punto. Sì. Never give up. Non arrendersi mai, perché se tu puoi immaginare i tuoi sogni, i sogni diventano realtà. Puoi farlo, ce la fai. Thank you so much. Grazie, grazie mille. Grazie Noemi, grazie mille. And if you can't imagine it in here, then your imagination needs some work. Naturalmente, se si può vedere e ascoltare l'immaginazione, appunto, poi deve essere tradotta in azione. Marina, a questo punto ti lascio il palco per qualche riflessione conclusiva. Grazie, Nadira. One last time, Marina Conti. Ancora una volta, quindi un'ultima volta, Marina Conti. Tonight. Remarkable event. L'evento straordinario di questa sera si sta concludendo. So che lascia in tutti noi la sensazione che il cambiamento sia possibile. Lo abbiamo visto e sentito qui stasera, ma non ci fermiamo qui. Il nostro mondo non è come dovrebbe essere, decisamente. Tuttavia, sostenere la speranza e tradurla in azione è la nostra migliore risposta alle sfide che dobbiamo affrontare. E ricordiamoci che non siamo soli, come vediamo stasera, siamo più forti quando lavoriamo e siamo insieme. Possiamo vedere ciò che è possibile solo se abbiamo il coraggio di guardare avanti. Possiamo fare ciò che è necessario solo grazie al coraggio della nostra convinzione. Il nostro coraggio mantiene lo slancio, la nostra creatività accelera il progresso. Incoraggio ognuno di voi a farsi sentire e a fare ciò che è nelle sue possibilità, dovunque voi siate. Infine, prima di concludere, desidero ringraziare le persone e le organizzazioni che hanno reso possibile la nostra cerimonia. Sono molte, ma permettetemi di citarne alcune. Innanzitutto ringrazio i nostri incredibili finalisti. For who you are,
per chi siete, per il lavoro che svolgete, per aver dimostrato cosa significa incarnare la speranza nell'azione. Un sincero apprezzamento al governo italiano per aver sostenuto e reso possibile la cerimonia qui nella meravigliosa città di Roma. E una profonda gratitudine va anche al governo tedesco per averci sostenuto nel corso degli anni e per aver creduto nella nostra missione. E poi un sentito ringraziamento ai nostri giudici, ai relatori, agli artisti. Ci avete mostrato il potere della creatività nel toccare i cuori delle persone e ispirare l'azione. E poi un grandissimo ringraziamento alla RAI, il nostro partner mediatico per il secondo anno, per essere stata un vero collaboratore nel dare vita a questa bellissima serata. Non vedo come potremmo fare la cerimonia senza di voi. Non sarebbe possibile. E infine, ma non per questo meno importante, un enorme ringraziamento al mio team, di cui fa parte anche tu, Nadira. Il vostro impegno e la vostra gentilezza, la vostra impavida determinazione sono per me fonte di ispirazione ogni giorno. Grazie. Quando siamo uniti siamo inarrestabili. Grazie Marine, ci credo, guardando tutti voi, quando siamo uniti siamo davvero inarrestabili. Anzi, perché non mostriamo a tutti cosa intendo? Abbiamo qui tutti i nostri vincitori finalisti e le nostre menzioni d'onore. Vi facciamo salire tutti sul palco, venite qua sul palco. E mentre tutti si dirigono qui, permettetemi di cogliere l'ultima occasione per dirvi: postate ovunque vi troviate sui social, usate hashtag SDG Awards, attaccateci a SDG Action e dite a tutti cosa vi ha commosso stasera. Trovate i nostri finalisti, sostenete le loro organizzazioni e condividete le loro storie. Questa sera è un momento di celebrare, ma il lavoro per raggiungere gli SDG è in corso in tutto il mondo per tutto l'anno e inizia con voi. E sembra che ora siamo tutti qui. Come siete stati stasera? Non è stata meravigliosa, una serata straordinaria. E per questo, perché voi siete qui. Congratulazioni a tutti i nostri vincitori e finalisti, e grazie a tutti i nostri giudici. È stata una serata straordinaria, questo perché voi tutti siete persone straordinarie. Voi siete speranze e nazioni, ispirate speranze e nazioni per tutti noi. Quindi facciamo un ultimo applauso per tutti coloro che sono qui, ma anche quelli che sono più lontani. In diretta da Roma sono Nadira Hira, grazie per aver seguito l'edizione 2024 degli SDG Action Awards delle Nazioni Unite e ci vediamo l'anno prossimo.